Buongiorno e ben ritrovati alla sedicesima puntata de Il Caffè dell'Eco. Oggi, 9 febbraio 2021, sono le 10 e 15. Oggi parleremo di territorio e parleremo soprattutto delle grandi e tante emergenze che attanagliano la nostra comunità. Non sono Corigliano Rossano, ma andremo anche sul Pollino. E faremo un punto anche sulle notizie delle ultime 24 ore e partirei subito chiedendo alla regia di partire con la rassegna stampa delle ultime ore. Partiamo subito però con una notizia che non è tanto Siamo territoriale, ma che interessa un pochino Giuseppe tutti noi. È venuto a mancare morto Franco Marini, l'ex presidente del Senato, stroncato dal Covid. La politica in lutto, combattente, appassionato, difensore della democrazia dei messaggi che sono arrivati anche dalla nostra città da Corigliano Rossano per uno che è stato eh, uno dei leader del Partito Popolare Italiano che aveva 87 anni e la notizia è stata data su Twitter dall'amico anch'egli ex eh, sindacalista Castagnetti ma torniamo sul territorio con la notizia di pochissimi minuti fa rilanciata dalla CGL e da eh, Casciaro che denuncia medici del 118 tolti dalle, um, dalle ambulanze e dirottati in altri servizi ma eh, non, eh, non è solo il covid ad essere diciamo protagonista nelle notizie delle, delle, delle ultime 24 ore ma parliamo anche di politica, di, eh, politica eh, regionale e con eh, quello che eh, accade in vista delle prossime alleanze, soprattutto quella che con, eh, parlando dell'accordo eh, dell tra Tanzi e Luigi De Magistris. Ieri a Cosenza c'è stato questo summit regionali de Magistri chiude con tanzi nasce il polo civico per la calabria trovato l'accordo tra il sindaco di napoli che concorrerà per la presidenza della giunta ed il capo del movimento tes tesoro calabria che invece ambisce alla presidenza del consiglio regionale ma parlando invece, tornando però subito um, all'emergenza Covid, andiamo a vedere i numeri delle ultime 24 ore con l'ultimo bollettino della regione Calabria. In Calabria i nuovi positivi si mantengono stabili, diminuiscono le terapie intensive. Sono 142 i nuovi positivi nella nostra regione dopo i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Ricordiamo però che eh, la domenica si fanno meno tamponi, quindi bisogna mantenere sempre una, una certa attenzione. Ma il dato più importante è che tornano a diminuire gli ospedalizzati. Torniamo dunque anche a parlare del nostro territorio con il primo collegamento della, eh, della eh, giornata e andremo eh, direttamente come ogni martedì a collegarci con il Pollino, con Castrovillari, con la nostra collega eh, giornalista Paola Chiodi. Eh, la vedo in collegamento e do il buongiorno a Paola. Buongiorno. Buongiorno Joseph. Buongiorno a tutti gli amici dell'Eco dello Ionio che ci ascoltano, Mattimo, che ci guardano, ci problema, seguono sempre. Paolo. Ok, adesso ti sentiamo, adesso ci sentiamo. Buongiorno Paola. Ciao. Stavo dando giusto appunto il buongiorno a te e a tutti i nostri amici, gli amici dell'Eco che ci seguono sempre e come ogni martedì eh, parliamo anche del territorio del Pollino, quindi anche agli amici del Pollino che seguono sempre questo appuntamento. Devo dire sempre più interessante, sempre più seguito, sempre più ascoltato e ci tenevo a farlo sapere ai nostri utenti, ma ci tenevo anche a farlo sapere a tutti eh, quelli che, che appunto ci seguono perché siamo sempre di più, sono sempre... In tanti che apprezzano il nostro lavoro. Ma il giusto merito, Paola, deve andare anche a te, perché tu sei magari la voce e il viso de, di Castrovillari del Pollino in questo appuntamento di martedì. Bene, quali sono gli, gli aggiornamenti? Gli argomenti delle ultime 24 ore? Partendo magari da mormano con, con lo screening che c'è stato sui casi Covid. Proprio così ehm, il Covid innanzitutto Joseph eh, sembra essere eh, un attimino in calo. Eh, Castro sì. Villari, ad esempio, è già, eh, diciamo, dà delle buone eh, possibilità di, di, di una curva sempre più, più bassa. E invece per quello che riguarda Mormanno, in attesa diciamo, del ritorno a scuola, ehm, l'amministrazione la, ha deciso di eh, istituire. Uno screening, un secondo screening, quindi un'altra tornata per quello che riguarda il comparto della scuola che interessa non solo il personale ma anche gli alunni. Eh, le giornate interessate sono state sono il 5, il 6 e l'8 di febbraio. E, e ehm, diciamo che, che la prima, prima giornata, giornata è stata quella che ha individuato da, da subito um, dei, dei casi. casi. Sono, sono stati, stati infatti, infatti quattro, e tra, tra questi, questi non solo il personale, ma è interessato anche un alunno, un alunno delle, delle scuole. scuole. Eh, ovviamente ovviamente presenti, presenti sul territorio di, di Mormano. No? La, la seconda giornata invece è stata eh, positiva, nel senso che eh, non, non ha riscontrato, riscontrato casi, eh, fortunatamente. Quindi, l'importanza di questo screening, di, di questo tracciamento, di tracciamento sui territori, eh, rappresenta eh, sempre di più un presidio di, di sicurezza, sicurezza, un presidio, presidio davvero di. di ehm, di, di speranza, speranza anche, anche perché eh, ritornare, ritornare a scuola, scuola attraverso questi, questi screening permette non solo una didattica normale ma anche eh, una serenità nel, nel proseguire il lavoro non solo dei ragazzi, ragazzi ma soprattutto dei docenti infatti noi in questa, questa settimana, settimana abbiamo mh, eh, effettivamente acceso un faro su quello che è il mondo mh, non solo della scuola ma nello specifico proprio degli insegnanti, insegnanti gli insegnanti forse sono stati quelli più bistrattati ehm, è normale che l'interesse principale debba ricadere sui ragazzi, sugli alunni di qualunque, eh, di qualunque tipo di, eh, di scuola, quindi dalle elementari, medie e superiori. Però è importante anche capire che dietro la figura dell'insegnante c'è comunque un uomo, una donna, una mamma, un padre che, finito quell'orario, eh, poi non, non riescono a mh, completare il tutto. E, mi sentite ancora? Riuscite a vedermi? Sì, sì, sì. Ok, e quindi dicevo, eh, fortunatamente diciamo, Mormanno è riuscita a, a continuare eh, su questa strada e addirittura proprio perché Mormanno è stata una delle prime comunità che è riuscita ad istituire una task force locale eh, e di poche ore infatti la notizia, di, di proprio di ieri, la notizia, la notizia uh, che, che il, il vice il sindaco Paolo Popaterra ha proposto di eh, dare una benemerenza civica ai membri di questa, di questa task force. force. Eh, locale, quindi ehm, vorrebbe dare appunto un riconoscimento a questi eh, uomini, e queste donne impegnate da subito nell'istituire nel questa macchina che ha portato eh, addirittura anche le, le gambe del TG1 a, ehm, eh, a fare visita alla comunità di Norma e ha portato anche questo modello da esempio per tante altre comunità, e sempre continuando sul filone del, del COVID, purtroppo, che ormai protagonista. Dei, dei, dei nostri eh, collegamenti, collegamenti delle, no, delle, 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 nostre delle nostre giornate, della nostra cronaca, eh, Sara Cena invece, in questa settimana, ha contato ehm, la morte, purtroppo per Covid della persona più anziana della comunità, 103 anni: si tratta di una donna e che purtroppo, diciamo, il quadro clinico eh, si è sempre di più aggravato, e quindi non è riuscita a, a sostenere, sostenere ecco, la, la, la battaglia contro, contro il, COVID, il Covid e purtroppo. Ha, ha lasciato la, la sua comunità, sua ha comunità, lasciato, lasciato davvero, davvero un grande vuoto perché in tanti, tanti l'hanno ricordata. ricordata. E, eh, però, però Josef, diciamo, diciamo che eh, come dicevo, dicevo in, in apertura, sì. il Covid, almeno mh, per la maggior parte delle nostre comunità del Pollino, è riuscito, ehm, diciamo, si, si sta sempre di più spegnendo, almeno questa è, è la speranza. Ma nel frattempo però non ci dimentichiamo che siamo nel, nei giorni del Carnevale. Sì, che sappiamo quanto è atteso a Castrovillari, sappiamo della tradizione, quindi Proprio, proprio così, infatti il nostro carnevale è, è un appuntamento ormai fisso e è un, veramente un vuoto molto molto, molto grande quello di quest'anno, almeno per, per quanto riguarda proprio ehm, questi giorni, però diciamo che, che per non perdere la continuità, continuità ehm, il carnevale si, si fa ugualmente e, e si fa ehm, in maniera diciamo ehm, attraverso il web, verranno trasmesse infatti eh, sulle piattaforme dedicate e le immagini di, delle scorse edizioni e quindi ci sarà tutta una, um, una partecipazione ecco, quantomeno per tenere vivo l'impegno um, uh, che questa comunità davvero regala al Carnevale e soprattutto lo ricordiamo uh, proprio... Um, il, i protagonisti del carnevale di, di Castro Villari saranno eh, nostri ospiti in questa settimana ma non voglio spoilerare niente perché sì. non è ancora questo il momento ma eh, prima parlavi di quella che è l'emergenza covid c'è da dire comunque che il covid ci ha anche abituato a vedere sotto traccia altre, altre patologie però da Castro Villari arriva una bella notizia anche a favore della, di quella che è la sanità pubblica e dell'impegno che ci mettono, soprattutto alla base medici e non solo per far andare avanti la macchina eh, della sanità pubblica, sappiamo delle, delle tantissime difficoltà che ci sono, soprattutto in Calabria, è arrivato all'ospedale di Castrovillari un macchinario unico per curare i tumori. Paola, di cosa si tratta? È proprio così, infatti è durata un anno e mezzo più o meno la battaglia per far arrivare questo macchinario eh, sperimentale davvero esclusivo che... È... Diciamo è stato eh, portato, verrà ehm, installato qui all'ospedale di Gastro Villaris e sarebbe effettivamente l'unico ehm, macchinario eh, in tutto il sud Italia che permette di attivare una, ehm, una cura eh, sperimentale contro il cancro al pancreas questo studio diciamo a monte perché oltre al macchinario dietro vi è uno, uno studio ehm, è stato portato avanti dal, da un oncologo eh, il dottor Ivano Schinto, eh, che ha appunto studiato quella che è eh, la base di questo, eh, di questa ricerca ovvero un tipo di ossigeno io chiaramente eh, non entro nei tecnicismi scientifici anche perché non, eh, non è questo il mio ruolo però però uh, in sostanza alla base di, di questo strumento ehm, è di questa cura sperimentale che riuscirebbe non solo a curare il cancro al pancreas, ma sarebbe in grado anche di curare eh, fasi dell'Alzheimer o addirittura i, i pazienti post-Covid, proprio perché, perché si basa su questo elemento che è poi l'ossigeno. Di conseguenza la bella notizia è proprio che questo macchinario sarebbe l'unico, come ho già detto, in tutto il, tutto il meridione per, il per noi qui a Castrovillari, Già che eh, l'altro si trova eh, a Pisa, quindi il più vicino sarebbe a Pisa. E su questo argomento è stata organizzata proprio una conferenza stampa e ha, ha partecipato a questa conferenza stampa. Addirittura eh, lo stesso commissario straordinario dell'ASP di Cosenza, eh, la regina, eh, soddisfatto anche il sindaco di Castrovillari, soddisfatte quindi anche le istituzioni. Eh, vi era presente anche l'assessore Gianluca Gallo, l'assessore regionale, quindi davvero. Che ieri una... è stato a Castrovillari in visita della casa circondariale. Esatto, un altro argomento è proprio questo: il fatto che eh, proprio ieri Gianluca Gallo è stato ha visitato eh, la, la struttura mh, circondariale qui di Castrovillari per capirne, diciamo. Mh, le criticità tra tutte, fondamentalmente, la carenza dell'organico, ma anche gli interventi di manutenzione straordinari. Quindi sono tante le, le criticità che l'assessore regionale ha voluto toccare con mano, proprio, eh, vedere da vicino, eh, insieme al direttore del, del carcere e tutti gli altri componenti chiaramente di questa macchina che eh, gestisce quotidianamente. Una, uh, una realtà importante qui su Castrovillari. Eh, si spera effettivamente che questa visita possa portare al più presto delle risoluzioni ecco, di, dei diversi problemi che, che ci sono. Però diciamo che eh, nel frattempo si, sta, si stanno scaldando i motori anche della politica. Eh, proprio in apertura tu dicevi prima eh, parlavi di De Magistris eh, proprio ieri si è, si è chiuso questo accordo, tanzi De Magistris, Magistris sarà lui ehm, ehm, il, il candidato, candidato presidente almeno per, per quello che riguarda, riguarda appunto, appunto la, la sua, sua compagine, compagine e, è, è stato in questi giorni, giorni anche Castrovillari Sta raccogliendo delle decisioni sul territorio, staremo a vedere quello che, che succederà. Si sa, la politica eh, poi eh, scalda sempre di più i motori e interessa sempre di più, Vedra, vedremo quello che ci mh, prometterà il nostro territorio del Pollino. Sì. Chi, chi vivrà vedrà, intanto ci ha dato delle belle notizie, soprattutto su Castrovillari, eh, in questa, questo nuovo macchinario, e soprattutto sottolineiamo anche eh, il, sempre, che, un primario che è, sia Castrovillari che è Rossano, che il dottor Bisignani, e la sua gestione da remoto del, del bypass. Allora, Paola, per, per questa settimana. Per oggi va bene così, ci sono state tante notizie, ti do l'appuntamento per prossima settimana e l'appuntamento anche per gli amici di Castrovillari per il prossimo martedì. Assolutamente, grazie mille, un saluto a tutti, ci vediamo la prossima settimana con altre buone, si spera, notizie. Ciao a tutti. Ciao Paola. Torniamo in diretta e continuiamo a parlare dei del territorio. Torniamo su Corigliano Rossano con un'intervista esclusiva ehm, che ci ha rilasciato un ragazzo di Corigliano iscritto ad azione, si chiama Giuseppe Ruffo, che è iniziato da una settimana a questa parte a... Ehm, a girare i centri storici, soprattutto Corigliano e non solo, anche le periferie per denunciare una situazione di degrado. Chiedo subito alla regia di mandare la registrazione. Corigliano per azione. Sappiamo di, del partito eh, capitanato a livello nazionale da Carlo Calenda che è nel nostro periodo nel nostro territorio sta prendendo sempre più piede abbiamo avuto qualche settimana fa ospite giuseppe cuda si vede più magari la zona del basso ionio cosentino quindi mandatoriccio e adesso siamo in collegamento con giuseppe ruffo che ieri eh, più che ieri scusatemi domenica eh, ci ha inviato in redazione all'Eco dello Ionio eh, una serie di fotografie che testimoniano uno stato di abbandono eh, cui diversa il centro storico di Corigliano e in particolar modo il Rione Falcone. Prima così di tutto, eh, ciao eh, Giuseppe, benvenuto buonasera, buonasera allora, come dicevo eh, poco fa, eh, il famosissimo rione storico eh, Falcone, che ospita numerosi cittadini della nostra città, eh, oltre alla maggior parte di quelle che sono le manifestazioni religiose eh, coriglianesi, oggi è in uno stato di abbandono. Dici qualcosa di più, cosa hai visto e cosa denunciate voi di azione? Allora, il tour del degrado è iniziato un po' di tempo fa, quando abbiamo iniziato a fare i primi articoli. Eh, dopo i primi articoli i cittadini hanno iniziato a chiamare eh, per, per farci vedere in, in che condizioni ci troviamo qua. Sì, infatti adesso sto facendo vedere delle immagini che ci hai cortesemente girato, che sono delle situazioni che sono simili anche al centro storico rossanese, quindi questa grande città che si rispecchia. Anche in questa forma di degrado, dei, diciamo, delle, delle zone più belle della nostra città. Scusa, sì, è un po' dappertutto. Sì. Stavo dicendo, ieri, comunque, ci trovavamo a Coriano Paese nel nostro centro, centro storico Rione Falcone. di abbandono di rifiuti e noi abbiamo segnalato questa situazione al primo cittadino, al sindaco Flavio Stasi, perché per far prestare più attenzione eh, per i nostri problemi. Che Scusa, oh, scusa, proprio che... a questo proposito. Eh, non è la prima volta, se non erro, siete anche intervenuti su quello che è accaduto anche sul Crati. Avete avuto delle risposte da parte del sindaco? Puoi ripetere, che non, non ho Avete sentito. Avete avuto risposte da parte del sindaco dopo riguarda... questo tour? hai capito? Riguarda questo, questo tour? Sì, sì, sì. No, ancora non abbiamo avuto nessuna risposta, e come... il sindaco aveva detto che avrebbe dato. Delle risposte per fine gennaio. Ma per quanto riguarda il forum giovanile, già non abbiamo ancora risposte. Non abbiamo avuto. Capito, ho capito, ho capito. E quindi, oltre a quello del degrado, magari voi puntate anche sulla partecipazione fattiva dei giovani, sentite anche una mancanza. dal sì, andiamo sulla partecipazione dei giovani riguardo, con il gruppo forum. Sì. per metterci a confronto con uh, la politica comunale i giovani, dalle parole a voce ai giovani oh, ho capito, ho capito parliamo invece di argomenti magari più di ampio respiro oltre, eh, ed sono importanti anche quelli che, tu, che voi portate all'attenzione all di chi vive questa città e eh, della stampa ma questa città, Corigliano Rossano eh, è... E noi come Eco ci abbiamo sempre puntato ha bisogno di vedere cre crescere una classe dirigente. Voi come azione cosa state facendo in questo senso? State formando anche, diciamo, tornando quasi a una sorta di prima repubblica, a un ritorno del partito come scuola politica e quindi anche per le nuove generazioni. Come vi state muovendo in questo senso? Come azione, stiamo partendo prima di. Che stiamo creando un gruppo specialmente giovani per creare una nuova classe dirigente. Una nuova classe dirigente e stare sempre più, più organizzati. Allora, poi sappiamo benissimo allora, come, sono, come azione. Stiamo proponendo anche il forum. Sì. Gente... e spiegaci qualcosa di più di questo forum. Ma il forum sarebbe più o meno come il consiglio comunale, però svolto da, dai giovani dai, che vanno dai 18 ai 29 anni, che sono gli stessi giovani eh, che possono votare. Eh, il forum mette a confronto i giovani con la politica comunale. Eh, funziona più o meno come le elezioni comunali: verranno fatte delle elezioni, eh, entreranno dei consiglieri di maggioranza e dei consiglieri di opposizione, eh, dove. Una volta istituito questo forum, eh, il forum si riunirà circa una volta a settimana, con una volta ogni tot, dove si prenderà un argomento, si discute tutti insieme e poi si propone in consiglio comunale, formato da un coordinatore, eh, dai consiglieri, da un, sottosegretario, da un segretario e da un tesoriere. Eh, il forum diciamo che è per fare politica giovanile, per inserire anche i giovani nella politica, nell'ambiente comunale. Giuseppe, scusa, tu quanti anni hai? Io ho 18, appena compiuti. Quindi in... ancora sei alle superiori oppure sei al primo anno di università? Sì, sì, quindi liceo scientifico Fortunato Bruno. E... Eh uscendo un pochino da quello che hai seminato eh, come sono stati questi primi giorni eh, questa prima settimana di ritorno se ci sai dire qual è Ma stata se... la tua esperienza dei tuoi compagni cosa no per sapere qual è stata la tua esperienza anche quella dei tuoi compagni la, no, vabbè, è un'esperienza un po' particolare perché sicuramente dobbiamo mantenere un po' le distanze, non è, non è più come prima, non si ha più quel, quel contatto. Eh, diciamo che i rientri non sono stati, nessuno è rientrato, pochi. Eh, si, spera che, si spera con una diminuzione dei casi e di un ritorno più sicuro a scuola. Sì, ma è bene anche sensibilizzare su questo, su questo aspetto soprattutto perché eh, grazie anche al certosino lavoro che, 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 che stanno facendo eh, nel, nell'ASP si sta piano piano tornando alla normalità una normalità che dobbiamo vederla anche nel futuro e non solo a Corigliano Rossano eh, sappiamo Buona. che Azione è uno dei partiti eh, più attualmente in vista magari anche i più adesso si usa questo termine responsabile responsabili europeisti diciamo che sono tra i più attivi in questa geografia eh, nei confronti eh, anche, eh, nei confronti di, del primo del, del Presidente del Consiglio designato cioè Mario Draghi un giovane di Corigliano Rossano come vede la figura di Draghi, e come uh, pensa di affrontare la sfida del Next Generation UE? Ma la figura di Draghi come un giovane nazione. È vista come una figura um, ottima. Invece per quanto riguarda il Recovery Fund, secondo te in cos'è che bisogna puntare? Cioè cosa cercano i ragazzi, di, di, non tanto di Corigliano Rossano, la tua generazione? Allora, come vuoi vedere sì. l'Europa, l'Unione Europea, tuo, la tua nazione, tra dieci anni, quando, anzi a trent'anni, in che paese vuoi vivere? Allora, come Recovery Fund, l'azione punta più... Il governo diciamo, ha già fatto una bozza, ha fatto un programma. Che azione non condivide molto? Perché noi vediamo questo recording fund come. Eh, Vabbè, ovviamente l'ex governo Conte. sull'istruzione e sulla sanità pubblica. Ho capito. Eh, e sull'impatto imprenditoriale. Ho capito. Sì, soprattutto sappiamo, eh, anche se sulla sanità pubblica c'è un po' da, da dire, soprattutto con quelli che sono magari delle visioni di, di Calenda, eh, ma non solo, anche di più Europa, perché eh, sappiamo che c'è questa alleanza, ma sappiamo che Carlo Calenda è uno magari dei più attivi in questo periodo e forse è stato uno dei più abili e credibili, usiamo un termine non bellissimo, oppositori al primo governo Conte, ma è stato sicuramente uno dei più... Diciamo credibili, allora Giuseppe ti ringraziamo eh, e ti diamo l'appuntamento per la prossima volta. E ovviamente in questo tour del degrado perché serve che soprattutto i ragazzi abbiano un occhio di riguardo e siano delle sentinelle per eh, il nostro territorio. Quindi ti ringraziamo, ti auguriamo una buona serata e ti diamo l'appuntamento magari. Per, per discutere di altri temi della nostra comunità. Grazie mille Giuseppe. Grazie a lei, ci rivediamo alla prossima. Torniamo in linea, qui dagli studi dell'Eco dell'Oione andiamo subito in chiusura. È stata una puntata in cui abbiamo parlato di territorio, di quelle che sono ehm, le croci e le delizie. Le croci in questo momento sicuramente la situazione del Covid e tutte le emergenze poi a, a, ad essa collegate. Collegate. E poi abbiamo parlato anche di speranze. Basti vedere al, a Castrovillari, oltre al calo dei contagi da registrare sul Pollino, un andamento positivo che va avanti da settimana e anche il macchinario. Antitumorale. Sono le 10.42 del 9 febbraio. Eh, io vi do l'appuntamento per il prossimo giovedì. Giovedì, come è sempre, è una giornata molto ricca. Partiremo con il caffè dell'Eco. Poi, l'Eco in salute, in, eh, in collegamento qui in diretta dagli studi, eh, dai nostri studi, ci sarà Giusi Grilletta. Eh, ma vi do l'appuntamento anche per tutto quello che è il palinsesto dell'Eco dello Ionio e di rimanere sempre aggiornati sulle nostre pagine Facebook e sul nostro sito www.ecodelloionio.it. A me non resta che augurarvi una buona giornata, arrivederci e grazie per l'attenzione.